Ciao ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Video haul. Sono stata da Lidl e come vi avevo detto ho visto tante cose belline e tante cose interessanti, tante limited edition e adesso ve le faccio subito vedere perché sono entusiasta e non vedo l'ora di provarle. Allora, partiamo dal primo prodotto che è quello che mi fa impazzire ed è questo burro per il corpo, cura idratante intensiva per pelli normali secche. Ha un barattolo carinissimo e il profumo non vi dico, un profumo meraviglioso, me lo mangerei, vi dico solo questo, buono buono. Queste qua sono cose che comunque sono dei limited edition e insomma vedo che ne ha fatte fuori anche molto in fretta e io sono curiosissima di provarlo e devo dire che nel giro di pochi giorni non c'era più niente, quindi sono contenta di essere subito corsa da Lidl a vedere se c'erano queste cose. Quindi questo qua che è un 400 ml l'ho pagato, ma questo è uno scontino che non finisce più, però ho trovato subito 4,99 €. Ho preso questa crema per le mani, anche questa qua, guardate che packaging ragazzi, ma cioè ci sono dei packaging che sono bellissimi, troppo troppo belli. E queste limited edition sono carine perché poi ti rimane anche il packaging bello ed è bellino proprio da tenere perché sono particolari, sono secondo me molto molto impegnati proprio nel creare un qualcosa che attirasse anche a livello proprio di estetica, quindi sono carini. Allora, questa qua è una crema mani, la cura quotidiana delle mani secche, scrupe stressate e delle unghie. Il profumo è molto buono ed è al mango, adesso mi vado a risentire. Buono, buono anche questo. Questo qua è un 300 ml di prodotto ed è costata 1,79 €. Poi, sempre per le mani, ho preso un'altra cosa, quindi ho preso il peeling, l'esfoliante per le mani. Ma guardate, ma quanto sono belli! Cioè, forse perché sono amante di del floreale, del fucsia, di questi colori molto molto accesi e vivi. Specialmente in questa stagione, perché poi ovviamente durante l'inverno non ti puoi sbizzarrire con i colori, bellissimo, dai! Allora, l'esfoliante invece è costato, il peeling mani, 1,19 € per 75 ml di prodotto. Io non vedo l'ora veramente, ma poi sono proprio carini da esporre proprio nel bagno, guardate che belli, guardate tutti insieme quanto sono belli, anche se uno deve fare un pensiero, dai, fa una bella confezione. Poi ho preso, anche se tra le limited edition c'erano anche i saponi, ho preso questo sapone qua, profumo tropicale, e anche questo qua ha i prezzi classici dei saponi Sien, che hanno veramente un prezzo minimo, ed è sempre 99 centesimi. Il profumo, scusate che lo vado a risentire, ma mi sembra molto buonissimo, è molto molto fresco, tropicale. Poi ho preso questa lima per le unghie bifacciale, è fatta così, mi piaceva tantissimo perché era anche rosa, mi sembra anche molto ben fatta, professionale, sembrerebbe. Comunque questa qua 1,98 €. E poi ho preso questo smaltino che mi piaceva tantissimo perché è un po' tutto pigmentato, 1,49 €. Poi per finire sono tornata ieri e ho fatto una mini spesa e c'erano tutti i nuovi arrivi, cose per i piedi. Io prodotti per i piedi non ho preso molto perché non c'era niente che mi entusiasmava, peeling neanche più di quel tanto per il corpo perché me li faccio anche in casa con lo zucchero di canna, mi trovo molto bene, ma ho preso un prodotto che me ne sono innamorata ed è questo spray per il corpo. Ragazze, quanto è buono, quanto lascia la pelle liscia. Questo qua è uno spray comodissimo, tra l'altro una lozione spray per il corpo, profuma al cocco con olio di mandorle e con il 10% di aloe vera. Allora, praticamente è comodissimo perché si apre così, vedete com'è, una roba un po' schiumosa ed è, sembra schiumosa, ma poi ragazze il profumo è buonissimo e lascia la pelle levigatissima, buono buono buono. Ed è un prodotto che poi vedete quando lo terminate lo chiudete così, quindi fatto anche molto molto bene ed è comodo d'estate quando esci dalla doccia, non c'è voglia di metterti là a spalmarti 2000 kg di crema, te lo spruzzi addosso e ti dai una passata molto veloce. Ne ho preso solo uno in realtà perché non so se mi piacerà, perché insomma ho provato a sentire il profumo, però non è che ho potuto star là a spruzzarmelo, a fare
mi sembrava molto buono, quindi ho detto proviamo. Anzi, devo dire, mi incuriosiva, però non ho voluto esagerare, c'erano anche altre informazioni, ma questa qua mi sembrava migliore. Tra l'altro, ragazzi, anche sulle mani lascia una pelle morbida e delicata in maniera pazzesca. E niente, ragazzi, questo qua invece l'ho pagato, e c'è l'altro scontrino, 1,99 €. Questi qua sono tutti i prodotti che io ho preso da Lidl e ne sono veramente entusiasta, infatti non vedevo l'ora di fare questo video, di essere tranquilla e farveli vedere. Però poi c'è anche qualcos'altro che avevo qua da tempo che vi devo far vedere. Allora, avevo preso tempo fa da H&M queste due fascettine fiorate che utilizzerò per truccarmi, penso, che comunque ti tirano dietro i capelli. E volevo farvi vedere, anche se poi questi, con questi fiori qua mi potrebbero venire migliaia e migliaia di idee, sapete che io faccio di tutto e di più, quindi al prezzo di 1 € l'una le ho prese perché erano in gestione e mi possono anche servire per decorare. Comunque queste due, poi avevo anche qua nel sacchetto delle mollettine per chiudere i pacchi che avevo preso da Oshana a prezzo di 1 € con questi elefantini troppo carine. Sono simpatiche, si possono utilizzare per chiudere i pacchi quando si fa un pensierino o un regalino, quindi queste. Poi avevo anche da farvi vedere, sempre perché le avevo da tempo, queste calamite bellissime che avevo preso dai cinesi tempo fa. Guardate che carine, faccio vedere la prima. Questa qua. E questa, sono tutte e tre veramente bellissime, una più bella dell'altra, al prezzo di 99 centesimi, 1 €. Sono comode perché le metto sul frigorifero, attacco sempre qualcosa, o i disegni, o i promemoria, comunque sono sicuramente molto molto pratiche. E poi, se non c'è capire che spacco, e poi avevo anche qua dei pennelli che avevo preso un bel po' di tempo fa e che non vi ho fatto mai vedere, adesso ve li faccio vedere. Ho qua lo scontrino, mi sa che si è disperso, infatti sì, purtroppo non ho più lo scontrino, chi si ricorda, comunque tutti super economici, però non mi ricordo quanto li ho pagati, purtroppo qua si è perso tutto, non credo di averlo lo scontrino, ah sì ce l'ho, ce l'ho. Allora, sì, allora pennello, questo qua, il pennello per il fondotinta, che è questo qua, questo l'ho preso dai cinesi, si chiama Seta Blu la marca, questo qua l'avevo pagato 1,90 €. Così almeno faccio vedere tutto perché avevo da tempo queste cose ma non ho avuto modo di. Poi un altro pennellino, questo qua d'applicazione 1,50 €, questo qua della marca sempre uguale, sì, la stessa marca che è praticamente Seta Blu. Questo qua da sfumatura, 1,50 €, collino da precisione per occhi, 1,20 €, questo qua per le ciglia che non avevo in realtà, e questo qua l'ho pagato 1,20 €, quindi tutte cosine che avevo là accantonate da un sacco di tempo e veramente non riuscivo a farvele vedere. E poi basta, non ho più nient'altro, ragazze, ho terminato. Bene ragazze, questo video è terminato, fatemi sapere se anche voi avete provato, siete rimasti incuriositi da questa nuova linea di Sien che è la limited edition dell'estate. E insomma, sono prodotti che a me hanno incuriosito tantissimo e io vi farò sapere al più presto come mi ci trovo. Però mi piacerebbe sapere anche voi cosa ne pensate. Io vi ringrazio tantissimo sempre per tutti i commenti, per il supporto che mi date, per tutto. Scusate se non riesco a star dietro, ma purtroppo ho tantissime cose da fare, tante cose in mente e ho i bambini da seguire, insomma una serie di cose. Vi mando un super mega bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!